Bentrovati, oggi ti parlerò, senza farmi nessun tipo di barba, dei prodotti che sto utilizzando della marca che ultimamente ho cominciato ad apprezzare, che prima, te lo dico espressamente, sottovalutavo proprio perché credevo che fossero le classiche che, creme e saponi da barba che costando poco valevano anche poco. Invece poi mi sono ricreduto grazie anche ai consigli che mi sono stati forniti in questi giorni. Consigli quasi perpetui, continui, quotidiani, aggiornamenti su quanto riguardava questa linea, questa marca, questa grande marca italiana, una grande marca italiana che ti vado a riproporre un'altra volta e ti faccio vedere una cosa della quale mi sono accorto proprio ora. Allora, iniziamo a dire di che cosa stiamo parlando. Stiamo parlando di Proraso. Vedi questa? Proraso. Tu sicuramente la conosci, l'avrai conosciuta, spero che tu l'abbia provata, perché è una linea molto valida. Allora, Proraso produce tre linee diverse. Io le chiamo linee diverse, ma non so se il termine è giusto per loro, è questo. Che sarebbe la verde, la rossa, eccola qua. E poi c'è la bianca. Allora, ti ho fatto vedere delle due cose uguali e una diversa. Ebbene sì. Allora, Proraso, se tante volte vedrai questa mia spiegazione, questo mio video, Proraso, io penso che tu abbia fatto, credo, abbia fatto un piccolo errore. Qua c'è scritto sapone da barba. E qua c'è scritto sapone da barba. Allora, noi uomini di un tempo sappiamo da voci di corridoio che la schiuma, chiamiamola così, il prodotto per farsi la barba in tubetto è crema. Invece quello dentro la ciotolina è un sapone. Quindi questo rientra nel giusto. Questo qua bellissimo perché risulta sapone Proraso. Queste qua credo che sia sbagliato, però Proraso ti perdoniamo per semplice motivo, perché sei una marca abbastanza abbordabile, economica. Stiamo parlando di 1,80 euro, 1,60 euro, 2 euro nei casi più strani, quindi molto abbordabile. Allora vado a vedere una cosa, e c'è scritto 100 ml questa. Perché prima dicevo mi sono accorto di una cosa? Sono accorto di una cosa perché questo sono 150 ml. Vabbè, cambia poco. Sono 50 di più, va benissimo, non c'è problema. Consideriamo che questi prodotti vanno usati in quantità proprio minime. Perché considera questa, l'ho usata per due giorni di barba, eccola qua quanto l'ho consumata, proprio pochissima. Questo è il prodotto della Proraso, questa è la linea verde che sa, te lo dico subito, se non l'hai mai provata. Allora, la linea verde è molto forte, io te la consiglio, semplicemente in inverno, autunno-inverno. Sta tonando oggi qua a Roma, sembra di stare ormai a Miami, perché sai a Miami come funziona, al pomeriggio piove sempre. Ormai l'Italia è diventata tropicale, quindi va bene così. Allora, questa bellissima, bellissima crema, io continuo a chiamarla crema, scusami, vedi qui il lumino, pubblicità antica. Allora, questa è fatta con olio di eucalipto e mentolo, quindi la sua azione è molto, la sua profumazione è molto indicata durante, secondo me, l'inverno, perché ti apre completamente i pori. Quindi facilita comunque sia la rasatura. La schiumosità è molto buona, non è male, si monta molto bene. Aggiungendo poche gocce d'acqua insieme al pennellino da barba, ricorda sempre, se puoi, Proraso, c'è la linea Omega, costa sì e no sui 5-6 euro. E vanno bene insieme, cioè, dicevo, se c'è un po' di attrito mentre la monti, due goccette d'acqua e viene molto spumosa, però devi girare molto, mi raccomando, non fate come tanti che mettono il sapone da barba, la crema da barba, mettono un goccino d'acqua, girano per un minuto e poi se la mettono subito. No,
falla montare parecchio, perché da una quantità piccola come questa qua deve uscire una ciotola, non ti dico strabordante di schiuma, ma quasi, quindi deve essere tanta, mi raccomando, perché sennò la stai sprecando, te lo dico subito, la stai sprecando. Insieme a questa qui c'è la bellissima pre-barba, se non lo sai, cioè un prodotto che fa la ProRaso che si utilizza prima di farsi la barba, quindi sciacqui il viso, acqua calda, prendi questo bellissimo prodotto, sempre della linea verde, bellissimo, dovrebbe essere immancabile se usi la verde, è sempre fatto con, ti spiego, rinfrescante e tonificante, è composto con olio di eucalipto e mentolo, quindi questa fa sì che ti apre bene i pori, ti idrata la pelle, te la tiene dilatata, dilatati i pori. Una volta applicata, lasciala agire un minuto o due e poi insaponi con questa. Quindi non te la devi togliere, devi montare la crema direttamente sopra il prebarba. E questa è la linea verde. Per il momento non ho comprato ancora i vari aftershave, sempre della linea ProRaso. Ancora no. Poi passiamo alla mia preferita. La mia preferita adesso è composta dal sapone da barba bianco e dall'immancabile pre-barba. Se sentite questi rumori è perché c'è il camioncino della spazzatura che sta svuotando i secchioni, quindi perdonate questo intermezzo un po' così vergognoso. Torniamo a noi. Questa è quella che preferisco io. Perché la preferisco? Semplice, la profumazione, la fragranza qui stiamo parlando di tè verde e avena, però l'odore quando la vai a sentire, parliamo di 100 ml di prodotto, quando la vai a sentire sa quasi, ricorda molto il limone, anche se il limone non credo che sia, non so, ma qualche cosa ci dovrebbe essere, non è l'ingrediente principale è il tè verde. E posso dire che questa va benissimo per l'estate, questa a differenza di quella di prima ti lascia uno strato protettivo, ti rende la pelle molto più liscia, più, come ti posso dire, la senti più morbida ed aiuta anche lo scorrimento della lama sul tuo viso, quindi questa ti aiuta tantissimo. Logicamente stesso procedimento, la apri o la prendi con le dita, io te lo consiglio perché anche loro lo consigliano, prendi una quantità giusta e te la applichi massaggiandoti. Occhio a una cosa, non emettere poca, perché se ne metti poca quindi non la vedi, non c'ha senso secondo me. Cioè c'è gente che addirittura la prende col pennello, l'ho fatto anche io, me la sono passata sul viso, però io a differenza di altri ce la metto, perché tanto, voglio dire, per quanto costa, pure questa costerà sui 3 euro, 4 euro arriverà, dipende dove la trovi, e con il pennellino da barba, sempre l'Omega della ProRaso, me la so spalmata, stile crema da barba, sì. E allora la lasci agire anche questa per 2 minuti. Il profumo è inebriante, cioè rappresenta proprio come se tu stessi passeggiando in un giardino estivo. Ti faccio un esempio, passeggiatina in mezzo ai cedri e fiori nei giardini di Naxos d'estate, quasi sera, fragranza spettacolare, ricorda molto il limone, stessa profumazione sempre col sapone da barba, sempre la stessa, leggermente meno forte, è più forte qui l'odore di avena, questo te lo posso assicurare, è molto più cerealoso, però buono lo stesso, ne utilizzi sempre poca quantità, ricorda, bagna il pennellino, giralo un bel po' di volte fino a che raccogli quella giusta, c'è anche chi consiglia di mettere qualche goccina d'acqua sopra e montarla anche qua, però ricorda sempre, asporta un po' di prodotto e montalo sempre nella ciotolina, non lo montare poco per me significa che tu lo giri per 20 secondi dentro la ciotolina e ti rimane quella cremetta insignificante. Ricorda, deve venire spumosa, mentre la giri deve arrivare quasi alla mano, deve essere molto soffice. Quindi questo è il prodotto che si abbina logicamente bene, benissimo, in modo superbo a questa pre-barba.
te la consiglio anche questa perché è molto morbida anch'essa, è molto delicata. Una cosa importante che non ti ho detto è che questo è un prodotto per pelli sensibili, quindi comincia a fare una differenza. Prodotto verde standard è per tutti, invece la bianca comincia ad essere per persone con una pelle sensibile. È antirritazione, guarda bene, antirritazione. Idem la stessa cosa è questa qua, antirritazione pure lei. Quindi queste sono comode d'estate perché? Perché a me capita spesso, non so se anche a te, che quando arriva il periodo estivo come questo di oggi, sono quasi 40 gradi, detto in modo esagerato, però saranno 32 gradi, fa molto caldo, molto, molto umido, che succede? Che magari se fai qualche cosa in più di particolare comincia a sudare, gocciolina che cade sopra la barba e ti brucia da morire, questa ti aiuta, lasciando uno strato produttivo, a non avere questo tipo di problema. Quindi riequilibra la tua pelle rasata. Poi passiamo all'ultima, ma all'ultima purtroppo non ho il pre-barba, perché non l'ho trovato. Perché carissima Pronaso, questo video rivolgo direttamente a te, se un giorno magari, ripeto, lo potrai vedere, lo rivolgo a te, perché purtroppo non riesco a reperire in un unico negozio tutta la linea. Come hai visto, sono passato dalla crema da barba, dal pre-barba al sapone, perché molti negozi hanno delle carenze, non hanno tutta la linea, cioè non hanno tutti il sapone, tutti e tre i colori, non hanno tutte e tre le pre-barba, non hanno tutte e tre i saponi da barba e le creme da barba, scusa. Questa è l'ultima che ti presento, questa è l'ultima che ho provato oggi, sempre sapone, scritto sapone ma è crema. Questa è per barbe dure. Caratteristica di questa bellissima crema da barba, a parte il fatto che è molto più grande, che sono 150 ml e vai a pagare sempre sui 2 euro e qualcosa, quindi ragiona anche un attimo con la testa, che ce ne stanno tanti che dicono che più costa e meglio è. Questo non te lo so dire, per il momento mi sono indirizzato sulla Pronaso, mi trovo bene fino a che ce l'ho e li finisco, o eventualmente poi riesco a reperire qualche mezzo di finanziamento per provare le altre, però per il momento mi fermo a loro. Quindi sono economiche, buone e soddisfacenti. Allora, questa il punto di forza di questo sapone da sapone, scrivono ma non è crema da barba, è che è indicato per le barbe abbastanza dure. Qui dentro c'è olio di sandalo e burro di karité. C'è la fragranza, non è che sia una delle mie preferite, lo ammetto. È delicato, ma è anche un po' legnoso. Si sente poco, non si sente tanto. Quindi penso che la pre-barba sarebbe molto più assaporabile a livello d'olfatto, come queste altre che ti ho fatto vedere prima. Però purtroppo non l'ho trovata e quindi mi limito a questa. Il punto di forza di questa crema è il fatto che sempre a quantità giusta produce una quantità immensa di crema, di schiuma, scusa, grandissima schiuma, ne fa tantissima. Oggi l'ho testata, l'ho provata, me ne è venuta proprio tantissima, l'ho dovuta mettere via, ho provato a metterla via. Ne fa tantissima, è molto morbida quando te la metti sul viso, ti dà quell'effetto che dà proprio la linea Pronaso. Il profumo, ripeto, non è tanto apprezzabile a parer mio, è un sapore un po' quasi un pochetto sciatto. No perché voglia fare una critica pesante, però rispetto alla verde che è buonissima e sa di mentolo e eucalipto, e alla bianca che è favolosa, cioè una fragranza favolosa, la rossa purtroppo non ha quel sapore così pungente o così apprezzabile rispetto alle altre. Io l'odore è quasi un po' anonima come profumazione, però ripeto, molto buona perché produce una quantità di schiuma esagerata e devi dare molta acqua quando la monti, perché è molto compatta come crema, però è ottima. Te la consiglio anche questa qua, a seconda di che barba hai.
ripeto, non fa schifo, è buona, è ottima. Quindi come ultima battuta io ringrazio la Pronaso per continuare a offrirci questi prodotti ottimi, grazie. Solo che vorrei gentilmente più distribuzione, molta più distribuzione, perché nel mio caso quando vado a cercare tutti i prodotti, che sia il prodotto anche da barbiere, quello più grande, il barattolone per farti capire, o la sacca grande della crema da barba, ho difficoltà a reperirla, devo girare quasi tutta la città per trovare una cosa, è dispendioso. Io non so se mai, ripeto, voi dell'azienda vedrete mai il video, però se avete dei canali tra virgolette preferenziali fateceli sapere, così magari possiamo direttamente acquistare se è possibile da voi. Io nel mio caso, guardate, in poco tempo che l'ho comprata, questa l'ho quasi finita, proprio quasi finita. Adesso, mamma mia, buonissima, adesso bilancerò anche con quell'altra. Quindi Pronaso, una cosa, Pronaso, mi mette di buon umore questa crema, lo sai? Mi mette di buon umore, sembrerà una stupidaggine, ma io quando sento il mentolo e la fragranza della Pronaso, non lo so, forse saranno ricordi di infanzia, quando anche mio padre si radeva con questi prodotti, mi porta un senso di felicità, di vecchio stile ma sempre moderno e sempre di moda, perché per chi non conosce questi vuol dire che non conosce il mondo della rasatura e della barberia, lo dico in modo aperto e convinto. Quindi gentilissimi signori della Pronaso, guarda qua che è scritto, che è bello, Made in Italy, non so se riesci a vedere, se potete in qualche modo darmi un canale nel quale posso acquistare direttamente anche da voi, così sono più contento di avere tutti i vostri prodotti, anche perché diventano oggetti di culto, questa è una cosa bella da dirla. Io nel mio mobiletto dove li tenevo dentro un cassetto, dentro un posto un po' troppo scuro per loro, no? Li ho dovuti mettere sopra il mobile perché li devo vedere, ormai è diventato veramente un oggetto di soddisfazione e di ammirazione, sono belli anche da vedere. Ok, detto questo, grazie Pronaso, grazie a tutti quelli che hanno visto questo video, spero di non essere stato troppo logorroico o troppo insignificante. Vi ringrazio, grazie a tutti i nuovi iscritti che stanno cominciando a crescere sul mio canale, grazie a tutti quelli che commentano e dicono le proprie esperienze e le proprie dritte, i propri consigli, grazie, perché insieme possiamo aiutarci, possiamo migliorare giorno dopo giorno, spero anch'io di migliorare giorno dopo giorno. C'è chi l'ha detto guardando il mio metodo di rasatura, mi hanno detto che sto leggermente migliorando, ma c'è sempre da imparare, del resto è come la vita. Però adesso sono io che ti dico una cosa, impara a comprare questi, va bene? Perché sono ottimi, non te ne pentirai. Ok, detto tutto, vedi, lo dice anche Pronaso, aiuta chi si rade, Pronaso, Firenze. Ciao, chiudo, e grazie a te Pronaso per i prodotti, ciao.